Quando miro in cielo ardere le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? In questo nostro lavoro abbiamo deciso di esaminare i vari significati del vocabolo latino sidus e dei suoi derivati nella lingua italiana. In un primo momento il termine sidus indicava una stella o più stelle facenti parte di una stessa costellazione, mentre per indicare una stella isolata si utilizzava il vocabolo latino stella, così come in greco troviamo l'analoga distinzione tra il termine astron e aster. Successivamente, sidus è stato utilizzato per indicare anche una singola stella, finanche il Sole, Sidera Solis nelle Metamorfosi di Ovidio, i pianeti, Vaga Sidera nel Tieste di Seneca, o la Luna, Sidus Lune, nella Naturalis Historia di Plinio. Io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade. Perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ma si sa, gli antichi, come e più di noi, credevano molto nell'influsso delle stelle sul destino degli uomini. I sidera natalicia erano le stelle che presiedevano al momento della nascita. La famiglia di Cesare, la gens Iulia, ne aveva, come possiamo immaginare, una speciale, il Sidus Iulium. Non sono tuttavia tutte buone le stelle che luccicano. Gli antichi credevano fermamente nella sorte malvagia, da qui l'espressione vivere duro sidere. Utilizzavano questo modo di dire, un po' come noi oggi, quando si sentivano colpiti dall'influsso di una cattiva stella. Usavano persino un verbo, il deponente sideror, con il participio sideratus. Indicavano invece colui che era stato colpito da un astro, e usato, pensate, nel Vangelo di Matteo per indicare l'inferno. Ma cosa rimane oggi di tutto questo? Pensiamo ad esempio ai verbi considerare e desiderare, forse derivati dal lessico augurale. Considerare è un verbo che è composto dal proverbio cum, insieme, e il termine sidera, e indica in origine l'atto di fissare le stelle per leggervi i detti del fato, essendo opinione degli antichi che il destino degli uomini fosse strettamente legato agli astri. Simile a questo verbo è l'analogo contemplare, legato al suo sostantivo templum, lo spazio del cielo che gli auguri delimitavano con il loro rituo per osservare il volo degli uccelli. Oggi i due verbi hanno perso l'aspetto, per così dire, magico, ma proprio a partire da questo significato, noi lo utilizziamo per indicare l'attenzione che riserviamo a qualcosa a cui teniamo, concentrandovi tutto il nostro interesse. Così come gli antichi puntavano gli occhi in direzione dei segni del cielo, alla ricerca di una risposta ai loro interrogativi, così simili ai nostri. E vi siete mai chiesti cosa significhi davvero desiderare qualcosa? Il prefisso de, come si sa, indica allontanamento e potrebbe essere riferito all'atto di distogliere lo sguardo dalle stelle, de sidera, essendo il cielo privo di auspici, magari in una notte nuvolosa. Desiderare indicherebbe quindi lo stato d'animo di chi aspira a qualcosa che non può ottenere nell'immediato, ma non per questo smette di perseguire i suoi sogni. Io ritornai dalla Santissima Onda, rifattosi come piante novelle, rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle.